Nulla di grave se, finanche a un principe del fischietto, capita di perdere lo scettro. Il guaio, semmai, è che quando lo ritrova, nessuno ha corte e troppo contento. Protesta il toro per il recupero troppo lungo che ha consentito al Bari di passare meritatamente in vantaggio in chiusura di primo tempo. Bravo Osmanowski, ma ancor più Spinesi a far da torre. Ma protesta anche il Bari per la magica punizione che in avvio di ripresa ha consentito al solito Ferrante di pareggiare i conti. Tra i due bei gol che hanno deciso una bella partita, altre decisioni di Collina hanno fatto mugugnare il San Nicola, soprattutto quando il lontanissimo arbitro ha fermato il ragazzino di casa lanciato in contropiede per un fallo che nemmeno il vicinissimo guardialinee aveva visto o segnalato. Misteri del calcio in una partita che Bari e Torino hanno pareggiato anche per le traverse colpite, i gol mancati ed il bel gioco sciorinato a tratti anche in modo speculare. La trazione laterale il Toro, con Sommese, quanto il Bari.